In particolare devo dire che le situazioni che ho elencato prima, in realtà la situazione che si verifica principalmente è quella del punto 1, cioè quella dello sfratto esecutivo. Le situazioni di emergenza abitativa praticamente sono quasi sempre di questo tipo. Possono essere anche quelle del punto 5, cioè il fatto di essere ospiti in dormitorio, strutture alloggiative temporanee da almeno 3 mesi, ma questa è spesso una conseguenza del primo, cioè dello sfratto, no? Quindi con questo regolamento in sostanza, oltre ad andare a individuare in maniera puntuale la composizione della commissione, il funzionamento della commissione, le competenze della commissione, si vanno a individuare tipologia per tipologia di casistica di emergenza abitativa dei requisiti ulteriori, no? Per esempio, oltre a richiamare i requisiti previsti dalla normativa regionale che devono assolutamente essere posseduti per poter avere l'assegnazione di un alloggio, per esempio nel caso dell'esecuzione di uno sfratto è necessario andare a precisare che il nucleo familiare che ha avuto lo sfratto deve aver almeno per un certo periodo di tempo pagato l'affitto, perché se non ha mai pagato l'affitto allora comincia ad essere un po', cioè, un po' problematica la situazione, no? Oppure un'altra attività molto importante della Commissione per l'emergenza abitativa è anche l'individuazione dei nuclei familiari che possono avere la precedenza nella sistemazione temporanea in unità abitative che il comune ha a disposizione per ospitare temporaneamente i nuclei familiari in emergenza abitativa, che poi, appena vi sarà la possibilità, avranno in assegnazione un alloggio di edilizia sociale. L'articolo molto importante gli articoli 15 e gli articoli 17 sono molto importanti perché consentono di dare proprio di individuare proprio dei criteri che permettono di creare questo elenco di priorità, no? Per cui se ci si trova in una situazione in cui ci sono 3 nuclei familiari in emergenza abitativa, la Commissione per l'emergenza abitativa analizza la situazione di questi nuclei, dà una sorta di punteggio e va ad individuare se abbiamo la possibilità della collocazione di un nucleo, qual è il nucleo che potrà essere collocato. I criteri che vengono presi in considerazione sono la presenza di minori all'interno del nucleo familiare, la presenza di disabili, la composizione della famiglia, se si tratta di una famiglia composta da un solo adulto con minori oppure una coppia con minori, insomma, cioè si vanno ad attribuire dei punteggi che poi sono individuati in maniera precisa nell'articolo 17, in maniera da formare un elenco di priorità oggettivo e trasparente. Infine, l'ultimo titolo prevede anche i requisiti per la concessione di contributi e incentivi a sostegno della locazione sul mercato privato, che è appunto locale al quale facevamo riferimento in precedenza. Integrare la comunicazione della dottoressa Miretti rendendo edotto il consiglio che la Giunta ha stanziato per questo, questa prima parte dell'anno 7.900 euro come convenzione per la Caritas per l'attivazione di affitti di alloggi in cui poter sistemare le famiglie che noi prevediamo nei prossimi 5-6 mesi saranno oggetto di sfratto esecutivo. Quindi
progetto che era stato annunciato qualche mese fa diciamo, ha preso piede. Allora, apriamo il dibattito. Chi vuole intervenire? Lentini, prego. Più che un intervento, ho una richiesta di maggiore approfondimento sulle temi. Il comma 2 dell'articolo 1 c'è scritto subito dopo l'elenco dei insomma, da chi è costituita la commissione, è prevista l'eventuale presenza senza diritto di voto, eccetera, eccetera, no? Avendo la commissione un ruolo, insomma, di verifica dei requisiti oggettivi e trasparenti, come è stato detto, non credo sia prevista un voto. Cioè, quindi, insomma, volevo capire se questo senza diritto di voto è un errore o se, insomma, invece... sarebbe da togliere, sì. Ok, quindi insomma è prevista l'eventuale presenza di rappresentanti di altri enti, diventerebbe così, mentre ho bisogno di capire per altri enti chi si intende. L'assessore Vittori ha parlato di CERT e psichiatrica, se ne sono previsti anche altri, insomma, se le associazioni del territorio rivaltese potrebbero farne parte, tipo la Caritas o... se necessario, ovviamente. Se sono istituzioni o... se sono istituzioni o organismi che possono contribuire a conoscere in maniera più approfondita e concreta il caso in esame, possono intervenire, certo. Altri interventi? Nessuno? Sindaco? Qualcosa? Allora, da quello che ho capito c'è un emendamento, bisogna togliere. Quindi scusate, se non votano gli altri, non c'è, se nessuno vota. Allora, quindi all'articolo 1 dell'emendamento, al comma 2, prevede di togliere dove è segnato e prevista l'eventuale presenza senza diritto di voto, di togliere senza diritto di voto, corretto? Va bene, allora se non ci sono altri interventi a questo punto ci sono dichiarazioni di voto per l'emendamento. Sì, allora votiamo per l'emendamento. Allora, astenuti? Nessuno? Favorevoli? Tutto il consiglio? È uscito la consigliera Cruscasso, quindi sono 13 presenti, all'unanimità il consiglio approva l'emendamento. Adesso passiamo per la dichiarazione del voto della proposta di delibera, anzi di regolamento, con quindi emendato. Ci sono dichiarazioni di voto, sarà prenotato Cerrato, prego. Allora, sicuramente è una buona cosa dotarsi di un regolamento e soprattutto appunto di criteri molto circostanziati, perché quando ci si trova ad operare una scelta di fronte a situazioni gravi e disperate diventa molto difficile scegliere e dire diamo una possibilità a questo piuttosto che a quello. Quindi sicuramente è una cosa importante. Mi spiace appunto di dover apprendere che gli alloggi poi effettivamente disponibili siano così pochi a fronte probabilmente di un numero di situazioni molto elevate. Ben venga il contributo, la convenzione con la Caritas per i prossimi 5-6 mesi, anche se la cifra, cioè mi rendo conto sempre delle coperte corte, però 7.900 euro sono anche... certamente, ma immagino che potendo si potrebbe fare anche di più, penso che questo lo condividiate. Quello che mi piacerebbe poi che si riuscisse a fare è veramente riuscire in qualche modo ad incidere su un piano casa, cioè
cominciare proprio a vedere qualche progetto concreto per venire incontro a queste situazioni di emergenza che appunto crescono sempre di più, ma anche ad altre situazioni che sono sicuramente meno gravi, ma altrettanto problematiche, tipo le giovani coppie che non riescono a mettere su famiglia, che non riescono a trovare un luogo per progettare il loro futuro. Questa è una, sono altre situazioni molto gravi, quindi anche questo insomma, è un auspicio che faccio, un invito che faccio a questa amministrazione a provare a pensare anche, anche al futuro e non soltanto a questo tragico presente, anche se è più che mai necessario. Ci sono altre dichiarazioni di voto, il testo è emendato. Allora procediamo direttamente alla votazione. Astenuti? Nessuno? Favorevoli? Tutto il Consiglio. È rientrato il consigliere Ruscasso, quindi favorevoli 14, contrari nessuno, presenti 14, votanti 14, con 14 voti favorevoli il Consiglio all'unanimità approva. Passiamo ora al punto successivo. Punto 6, approvazione del regolamento comunale di disciplina degli organi e delle strutture della protezione civile. Lascio la parola al sindaco. Dunque, quando sono arrivato in qualità di sindaco in questo comune mi sono subito preoccupato di essere a conoscenza di cosa si sta facendo sul discorso della protezione civile. Tutti quanti stiamo vedendo che gli eventi calamitosi stanno aumentando in modo esponenziale ogni volta che arrivano, noto appunto che arrivano degli eventi atmosferici, sono sempre più intensi, provocano sempre di più danni a persone e alle cose. Sappiamo che abbiamo una fragilità idrogeologica sul nostro territorio nazionale veramente preoccupante, sappiamo anche che purtroppo il governo centrale non attiva i necessari interventi per mettere in sicurezza i nostri territori. Quando si parla di 10-12 miliardi da mettere a posto, sembra che questi soldi non ci siano, poi scopriamo che invece ci sono gli stessi soldi per fare il F-35 o per fare il TAV. Questo è quanto. Per cui, a fronte di una situazione evidentemente preoccupante, abbiamo cercato di capire a che punto era arrivata su un discorso di prevenzione e di protezione civile. Abbiamo scoperto che c'è un vecchissimo regolamento del 1998, peraltro non attuato, nel senso che prevede tutta una serie di organi e di responsabili che non sono stati incaricati, nominati. Un regolamento che non rispondeva a tutta una serie di decreti governativi o leggi che in questi anni, 2003, 2004, 2005, avevano previsto tutta una serie di miglioramenti rispetto alla protezione civile, e per cui abbiamo inserito nel PEG del 2013, poi arriva solo adesso. Gli uffici avevano l'obiettivo di prepararlo per il 2013, sono arrivati a fine anno, abbiamo fatto come prima azione quella di riscrivere il regolamento comunale di disciplina degli organi delle strutture di protezione civile. Noi abbiamo sì un piano del 2005 approvato, tra l'altro un piano insieme con Benasco. Però se non ci sono le strutture e gli organi che devono attuare il piano, è inutile avere il piano, è come avere la macchina della benzina, per cui non serve niente, non avere l'auto se non si può muovere. Per cui questo è stato il primo passo, 2013, che chiaramente dopo l'approvazione, speriamo, insomma, di questo regolamento, produrrà una serie di adempimenti previsti dal regolamento stesso, e anche un aggiornamento del piano di protezione civile con il coinvolgimento delle realtà del territorio disponibili a collaborare a questa
struttura di protezione e con tutta una serie di azioni necessarie per creare sensibilità anche alla popolazione per essere pronta in eventuali fenomeni calamitosi e la consapevolezza di sapere come comportarsi e cosa fare in questi casi. Peraltro adesso lascio la parola all'assessore Giorgio, che ha tante idee, che c'è anche quella della protezione civile, e lui potrà illustrare in modo più dettagliato questo regolamento comunale della protezione civile. Prego. Grazie. Allora, aggiungendo brevemente qualche parola a quanto ha già detto il sindaco, allora partiamo qui da questo regolamento del 98. Questo nuovo regolamento di fatto svecchia solamente svecchia tutto che sono le procedure burocratiche, quindi si adegua alla normativa vigente. In particolare si è stato dato, come dire, un occhio di riguardo al fatto che nel momento in cui siamo sul territorio è necessario che molte persone del comune siano coinvolte attivamente di fronte a eventi calamitosi. Infatti, se avete avuto modo di leggerlo, anche solo superficialmente, questo regolamento individua teoricamente 7-8 responsabili di vari settori che dovrebbero in qualche modo partecipare a questo tavolo o questa unità di crisi nel momento che si verificasse un evento. Chiaramente abbiamo cercato anche di immaginare che questa documentazione possa avere una validità nel tempo, non essere ripresa a distanza magari di un certo numero di anni. Qui sono stati indicati solamente i responsabili a livello teorico, poi sarà un mandato della giunta comunale individuare e dare dei nomi, o più dei nomi, delle figure professionali all'interno del comune che possano in qualche modo rispondere ai requisiti di queste figure che sono state individuate in questo regolamento, ovviamente il capo dell'ufficio tecnico piuttosto che appunto il responsabile dell'ASO, e quanti possono in qualche modo contribuire. Questo è solamente un primo passo, quindi solamente il primo atto documentale che verrà emesso. Sono già state previste, in collaborazione con una ditta che ci sta dando una mano su questo, tutta un'altra serie di passaggi. Me ne viene in mente uno importante, che sono quelli del modello di allertamento della popolazione. Una cosa che abbiamo verificato che sul nostro territorio non è presente è l'informativa nei confronti della cittadinanza di che cosa fare in caso di. Quindi cercheremo anche di produrre della documentazione, seppur semplice, che però può essere data a tutta la popolazione, perché si è informata del fatto che esiste un nucleo di protezione civile sul nostro territorio che in qualche modo può aiutare, collaborare con la cittadinanza per poter fare determinati interventi, e noi dovremo anche attrezzarci affinché si possa anche segnalare alla cittadinanza che magari c'è un evento calamitoso in atto e bisogna avere dei comportamenti di un certo tipo, da rimanere in casa piuttosto che non evacuare, piuttosto che non trovarsi all'interno di determinati punti di raccolta, così come i piani di protezione civile normalmente indicano. Stiamo anche valutando, sempre nell'ambito della protezione civile, se dotarci di strumenti di informazione nei confronti della cittadinanza di un certo tipo, dipenderà sempre dalle risorse disponibili, dal bilancio, purtroppo è una questione spesso di denaro. Ci sono oggi dei sistemi che possono aiutarci, anche informatizzati, di telefonia automatica, che possono in qualche modo coinvolgere la cittadinanza in modo molto rapido, tramite delle reti telefoniche anche di ambito straniero, British Telecom, una di queste che fa questo servizio, di poter telefonare quasi istantaneamente a tutti i cittadini di Rivata per poter dare determinate informazioni. Il regolamento è abbastanza semplice, non prevedeva nessun ambito molto particolare. Direi che ci auguriamo che entro quest'anno si possa veramente portare a casa tutta la rivisitazione del piano. Non abbiamo ancora definito completamente se uscire da questo discorso del piano integrato, perché bisogna ancora fare delle verifiche, lo stanno facendo gli uffici, per capire se ci sono delle connessioni rispetto a dei finanziamenti che sono stati dati nel passato, che probabilmente sono condizionati al fatto che ci fosse un piano di protezione civile integrato. Se poi sarà il caso, più avanti aggiorneremo e daremo poi altre illustrazioni anche a questo consiglio per informare sui prossimi passi. Non avrei nient'altro da dire, se ci sono poi domande resto a disposizione che vanno tutte. Andiamo alla discussione. Chi vuole intervenire? C'è Rato, però. Volevo chiedere una cosa, cioè, se ho capito bene, questo regolamento regola, diciamo, il comportamento della struttura comunale, quindi non si riferisce ad altri che non siano appartenenti alla struttura comunale.
anche i volontari, però io penso per esempio ai vigili del fuoco. Ecco, però i vigili del fuoco come sono intesi all'interno di questo? Adesso non diciamo tanto nel regolamento, perché poi è da capire strutturalmente come. Perché io ho fatto questa domanda in commissione, no? Vi ricordate? In commissione mi è stato risposto che non erano stati compresi in questo regolamento i vigili del fuoco in quanto un'associazione di volontari. Allora, volevo soltanto capire un attimo, se appunto non è pertinente che siano qui perché riguarda soltanto la struttura comunale, cioè capire un attimo come mai ci sia questa assenza, che nel momento in cui abbiamo un distaccamento sul nostro territorio, nel momento in cui il sindaco è uno dei, cioè, insomma, dei referenti importanti, no? per il distaccamento che ha, insomma, il potere, vuol dire, di muovere anche il distaccamento stesso, cioè volevo capire un attimo se si collocavano da qualche parte, in che termini, in che modo, se erano stati coinvolti, se saranno coinvolti, se erano stati coinvolti precedentemente nella redazione del piano, quantunque, oppure se saranno coinvolti nuovamente qualora, come è stato detto, si modifichi la gestione di questo piano, cioè avete detto che probabilmente supererete, no, il piano del 2005, perché, ecco, quindi volevo capire anche in questa situazione qual è la situazione del distaccamento, che senso ha avere i vigili del fuoco sul nostro territorio, come possono essere utilizzati come una risorsa e quindi come possono stare o devono stare all'interno di tutta questa vicenda. Ecco. Allora, ci sono altri interventi prima della risposta del sindaco o dell'assessore? Nessun altro? Bene, allora passiamo a replicare la parola al sindaco. Io non ero in commissione, però allora le realtà di volontariato sono assolutamente risorse importantissime della protezione civile, tant'è vero che alla pagina 10 del regolamento, quando si parla del responsabile 3, numero 3, che ha funzioni sul volontariato, materiali e mezzi, logistica, evacuanti e zone ospitanti, si parla proprio della funzione di volontariato, nel senso che essere appunto in questo responsabile sarà appunto il riferimento delle associazioni di volontariato convenzionate col comune per l'attività di protezione civile, per cui spetta al responsabile specificare in termini qualitativi e quantitativi l'impiego delle forze. Infatti alla pagina 12.4 si parla proprio della possibilità di convenzionarsi con le realtà di volontariato locale. Questo vuol dire che prima si fa un invito a realtà che potrebbero essere i radioamatori, la Croce Bianca, i vigili del fuoco volontari, gli alpini, gli ecovolontari, i volontari civici e tutti gli altri che possono essere interessati a avere un ruolo. La prologo potrebbe dire: ci pensiamo noi per la mensa, facciamo un cuoco bravissimo che è Rocco e che ci pensa lui a cucinare. Per cui è chiaro che noi faremo, appena approvato questa cosa qui, un invito a tutte le associazioni. Poi pensiamo che se saranno queste e forse qualcun'altra che risponderanno per convenzionarsi, dove faremo le convenzioni in cui si definisce esattamente il ruolo di queste associazioni, perché non è che poi tutti quanti fanno tutto. Bisogna organizzare, per cui in base alla loro competenza, capacità, interesse si possono organizzare poi i gruppi specifici che intervengono in quel posto oppure in quella funzione, per cui questo è invece gli responsabili, chiaramente sono delle istituzioni, cioè sono persone che garantiscono il servizio, che non possiamo mettere come responsabile un volontario che poi domani non è più volontario perché ha dei problemi personali o si sposta eccetera. Per cui no, come responsabili stiamo parlando, poi c'è, come responsabili di ogni singola funzione specialistica, esatto, no, come responsabili descritti dal regolamento. I responsabili sono in totale 4, se non mi ricordo male, sono 4, sì, sono 4 e ognuno responsabile, che chiaramente è una figura interna, ha delle funzioni specifiche, vedete, sono
più funzioni, sono polifunzionali questi responsabili. Questi sono interni perché devono garantire la continuità. Chiaro. Poi all'interno di queste funzioni si possono definire dei sottoresponsabili che chiaramente in accordo con il responsabile seguono una funzione più specifica. Allora, sui materiali e mezzi ci potrebbe essere una situazione che cura lei il discorso del sa dove sono i mezzi, quali materiali sono stoccati, quali possono essere utilizzati per il tipo di emergenza, se è un incendio rispetto che è invece un terremoto, eccetera. Per cui questo per l'organizzazione. Allora, i responsabili sono all'interno della struttura comunale e poi si appoggiano e coordinano una serie di funzioni che sono poi delegate, diciamo così, attraverso convenzioni, una cosa organizzata, alle realtà che collaborano con la protezione civile. Poi si può anche pensare di fare un corpo di protezione civile, come ha fatto anche altri comuni, adesso vediamo se c'è un gruppo di volontari civici che vogliono organizzarsi in quanto operatori del servizio civile, del servizio, scusate, della protezione civile, tanto meglio, si forniranno a loro gli strumenti e le risorse necessarie perché questo possa essere strutturato, come Parlo Bruino, per esempio, c'è un ottimo gruppo di protezione civile che sta funzionando molto bene e questo potrebbe essere poi una prospettiva. L'altro sono gruppi che poi collaborano anche su iniziative e manifestazioni cittadine, no? Per un discorso anche di ordine pubblico, piuttosto che di viabilità, affiancano anche le polizie municipali. Poi questa è la prospettiva. Un lavoro di definire un regolamento, definire responsabili, coinvolgere le associazioni interessate, definire le loro competenze e ruoli, dopodiché fare una specie di pianificazione più dettagliata, questo regolamento, che definisca una specie di procedura, un protocollo in base a tutta una serie di azioni da fare, chi cosa fare e come fare. Velocemente, proprio per entrare nello specifico dei vigili del fuoco, perché poi magari non sono stato chiaro in commissione. Ho parlato a lungo con Facchini sul ruolo dei vigili del fuoco. Allora, i vigili del fuoco volontari, per costituzione, rispondono al comando dei vigili del fuoco, quelli ufficiali, quelli dello Stato. Non possono essere comandati dal sindaco. Al sindaco possono in qualche modo con lui collaborare, confrontarsi, se però ricevono un ordine di andare a intervenire in un certo luogo oppure di non intervenire perché sta arrivando una squadra da Torino per intervenire, loro devono rispondere a quel tipo di organizzazione gerarchica. In quel caso lì, io stavo spiegando il fatto che essendo un corpo che ha una sua autonomia è autonomo. Poi, parlando di protezione civile, se noi pensiamo alla protezione civile, quella ufficiale attivata a livello provinciale, vede come capo gerarchico il prefetto, a cui il sindaco risponde, di tutte le mezze risorse proprie del sindaco, di quindi questi responsabili a livello di territorio, di conoscenza del territorio dal punto di vista tecnico, di viabilità, di mezzi, di conoscenza delle strutture edificate e quant'altro. Invece quando noi parliamo di un'urgenza magari solo sul nostro territorio, ecco che questa unità di crisi prende il comando, cioè sotto il controllo del sindaco, con tutte di nuovo le risorse del comune a disposizione del sindaco e tutti questi altri enti che stanno intorno, ad esempio la Croce Bianca, che in qualche modo a cui si può chiedere un aiuto, però anche loro hanno una loro struttura gerarchica e in qualche modo sono autonome. In quest'ottica qua i vigili del fuoco sono di fianco, ma non possono essere comandati, però in qualche modo si porta allo stesso tavolo dove giustamente ci possiamo anche confrontare per dire noi abbiamo avuto ordine di andare di là, quindi se andate voi non ce ne andiamo in due, se ci siete già voi. Cioè, questo è un po' il concetto di questo regolamento, trovate queste risorse. Non è facile mettere tutti d'accordo sul territorio, però ci si deve dare una logica. Questa unità di crisi è un tavolo dove chi si vuole sedere accetta. Noi dobbiamo creare un nucleo rigido, cioè quello ufficiale, quello delle nostre competenze, delle nostre conoscenze, dei nostri mezzi, cercando l'aiuto di tutti gli altri sul territorio, come diceva giustamente il sindaco, per poterli coinvolgere e portare avanti. Io spero di aver risposto, cioè non c'è la cattiva volontà di non avere, anzi ben vengono, però non abbiamo questa autorità per poterli controllare,
solo questo che ci limita su questo. Poi i vigili ci hanno sempre dato la rapida disponibilità, il responsabile qua del nucleo è assolutamente disponibile a tutto, però ha una sua gerarchia più difficile. Spero di aver, non mi quantomeno sottolineato questo aspetto, di aver risposto, perché poi non so se. Se ok, sì, sì, la discussione è vostra. Lascio la parola alla replica dell'unico intervento della capogruppo Cerrato, però. Assessore, lei ha parlato lungamente col comandante della Polizia Municipale, bastava attraversare la recinzione e magari andare a parlare con il comandante del distaccamento, perché a me risultano delle cose lievemente differenti, avendo parlato con loro. Quindi allora, a me risulterebbe che, per quanto mi è stato riferito, e quindi posso aver capito male anch'io, però forse è meglio che le istituzioni, insomma gli enti, si parlino tra di loro, no? Che essendo il distaccamento sul nostro territorio, sul territorio ribaltese, per il capo distaccamento questo territorio ha la priorità, e di fronte ad una richiesta del sindaco non scatta come per la Croce Bianca, invece così come ha detto lei per la Croce Bianca. Per loro non scatterebbe, almeno per quanto è a mia conoscenza, la priorità poi di un'altra segnalazione da parte del comando provinciale nel momento in cui sia il sindaco a chiederla. Se il sindaco non chiede nulla rispetto a qualcosa che succede sul nostro territorio, allora naturalmente andranno dove il comando provinciale invece li manderà. No? Ecco, quindi questa è un'opportunità che mi è stato riferito. Essere presente e utilizzata sul nostro territorio. Quindi io adesso appunto non so definire se questo rapporto può essere già compreso dentro questo regolamento o potrà essere meglio compreso, no, in passaggi successivi, però mi permetto di segnalare, appunto, di chiedervi di chiarire molto bene qual è questo ruolo, perché io ritengo che l'avere appunto un distaccamento sul nostro territorio sia una questione molto importante e che bisogna chiarire una volta per tutte questo come dire, che cos'è essere, avere l'associazione dei vigili del fuoco e cosa vuol dire avere il distaccamento con il comandante, il vicecomandante, dove è anche ben chiaro la separazione dei ruoli. Quindi ecco, io vi prego di avere un contatto con loro, che sicuramente vi sapranno chiarire meglio di me, e vi prego di tenere in considerazione questa grande opportunità che c'è sul nostro territorio. Grazie. Allora, il sindaco ha fatto notare, e quindi propone un emendamento per una dimenticanza nella battitura. Alla pagina 5 del regolamento, al punto 2.2, alla dodicesima riga, dove c'è segnato comune e deve, poi c'è un puntino copia delle carte topografiche e invece sotto copia del piano comunale di protezione civile, a questi due punti, quindi riga 11 e 12, di anteporre la frase disporre di e disporre di, quindi sia alla riga 11 che alla riga 12. Adesso volevo solo chiedere all'assessore Giorgio se aveva ancora qualcosa di riferimento, a qualche risposta. Se puoi spettare dove è l'emendamento, forse sì. Allora, pagina 5. Se il punto è 2.2, forse è pagina 3. Sì, ma perché non è anche la delibera, insomma, comunque nella parte che riguarda la sala operativa comunale. Esatto. Io ho una pagina 5, evidentemente è una copia fatta prima. Allora, quindi al punto 2, dove c'è scritto sala operativa comunale, riga 11 e riga 12, se non erro. Di inserire prima di copia delle carte topografiche e prima di copia del piano comunale di protezione civile, inserire disporre di, perché era proprio un errore, non è stato inserito, ma
bisogna comunque inserirlo, se no resta una, la frase monca. Assessore, stava dicendo che non ha ancora, non ha null'altro da dire. Sì, prego, prego. Consigliere Cerato, probabilmente stiamo dicendo tutti la stessa cosa, cioè non era una preclusione nei confronti della disponibilità dei vigili sul nostro territorio di utilizzarli in modo più attivo, ci mancherebbe altro. Quando io mi riferivo solo a casi molto specifici, proprio legati alla operatività degli stessi, che di fronte proprio ad esempio a un incendio intervengono secondo delle procedure loro interne su cui noi possiamo poco dire. Poi è chiaro che in caso di emergenza loro sono ben disponibili, sono a disposizione per poter intervenire sul nostro territorio con le priorità, ci mancherebbe altro, ci hanno sempre dato questa disponibilità e nessuno mai la nega. Il coordinamento non è attraverso questo regolamento, il coordinamento verrà con degli atti successivi in cui seduti a un tavolo, grazie a questo primo passo, potremo mettere veramente i puntini dove devono essere messi per coordinarci e per fare in modo che non ci siano né sovrapposizioni né pubbliche reti. Chiaramente con delle associazioni così importanti faremo fare anche lavori importanti, nel caso che ce ne sia bisogno, non mi auguro che non ce ne sia mai bisogno, ma sicuramente sì, cioè, ci mancherebbe altro. Cioè, non vuole assolutamente escludere nessuno da questo territorio, anzi vogliamo proprio fare questo per integrare. Il primo passo era proprio trovare al nostro interno, perché purtroppo quel regolamento del 98 non aveva avuto attuazione, quindi quello che erano gli impegni presi erano stati messi dei nomi, poi era rimasto tutto un po' lì, lettera morta, è solo quello, semplicemente quello, quindi ci mancherebbe altro, cioè, sicuramente ne parleremo a lungo e faremo dei grandi lavori. Io chiudo e basta, se no. Allora passerei alla prima votazione dell'emendamento, ci sono dichiarazioni di voto solo sull'emendamento, dopo facciamo le dichiarazioni di voto, quindi se il consigliere Cucchietti vuole appunto fare la dichiarazione di voto. Allora, ci sono dichiarazioni per l'emendamento, nessuna, passiamo alla votazione dell'emendamento, allora astenuti, nessuno, favorevole all'emendamento, tutto il consiglio, quindi sono 14 presenti, 14 votanti, all'unanimità il consiglio approva l'emendamento. Allora passiamo alle dichiarazioni di voto del testo emendato, allora per i soli capigruppo, prego. Lentini, prego. Prima non ho fatto in tempo a intervenire, ma c'era un'altra precisazione. Riguardo il punto 3, il Comitato Comunale di Protezione Civile è un organo politico di supporto al sindaco costituito da, insomma, durante la discussione si è parlato di un organo tecnico, quindi volevo capire se questo è un errore o se è veramente poi tecnico. A meno che dobbiamo emendare anche questo, una correzione formale. Punto 3. Punto 3.2.1 Costituzione. Ma che pagina 7? Pagina 4 del nostro. 3.2.1. Meno male che almeno le consigliere dell'opposizione ogni tanto leggiamo i regolamenti. Per quanto riguarda invece la dichiarazione di voto, insomma, il Partito Democratico voterà a favore a questo regolamento, perché è importante il settore della protezione civile alla luce di quanto già detto, e non mi dilungo da talora. Certo dispiace che avendo a ribalta un distaccamento dei Vigili del Fuoco, che in realtà non sono solo dei volontari, non è solo un'associazione come invece molti erroneamente credono, tra l'altro nelle loro funzioni hanno anche
delle funzioni di polizia giudiziaria, quindi insomma hanno un ruolo abbastanza importante i vigili del fuoco, anzi decisamente importanti i vigili del fuoco nel nostro territorio. Nella stesura di questo regolamento credo che almeno secondo noi sarebbe stato importante un coinvolgimento maggiore. Poi noi non abbiamo dubbi che quando verrà, se verrà fatto un nuovo piano di protezione civile o comunque poi nell'effettiva realizzazione del piano, i vigili del fuoco di Rivalta avranno un ruolo molto importante. Però insomma sarebbe stato quantomeno opportuno un ruolo maggiore. Poi comunque per quanto riguarda il punto 3.3.1, in cui parla di unità di crisi comunali, in cui si dice che i referenti delle quali sono individuati tra i responsabili dei vari settori comunali oppure scelti tra esperti esterni all'amministrazione, insomma auspichiamo che tra questi esperti esterni ci siano delle persone che oltre ad avere una preparazione, un addestramento proprio pratico per quanto riguarda i temi della protezione civile, hanno anche una conoscenza del nostro territorio insomma decisamente elevata. Grazie. Allora, a questo punto votiamo per l'emendamento del consigliere Ventini. Allora siamo a pagina 4, al punto 3.2.1, Costituzione. Allora, alla prima riga la frase: il Comitato Comunale di Protezione Civile è un organo politico di supporto al sindaco costituito da, allora dove è scritto organo politico, sostituire politico con tecnico. Allora passiamo, ci sono dichiarazioni di voto in riferimento all'emendamento? Nessuna, passiamo alla votazione. Astenuti? Nessuno? Favorevoli? Tutto il consiglio? Allora, 14 presenti, votanti 14, all'unanimità il consiglio approva l'emendamento. Allora passiamo alle altre dichiarazioni di voto. Mulatero? Grazie, buonasera a tutti. Mi collego a quello che ha appena detto il consigliere Lentini, anche a noi fa piacere naturalmente che i regolamenti vengano letti con attenzione. Ci fa anche piacere però sottolineare che questi regolamenti avrebbero dovuto, forse potuto essere fatti già da qualche tempo. Il fatto che da due anni a questa parte ci sia stato l'insediamento di questa nuova amministrazione e che si sia presa l'onere, tra le tante altre cose, di mettere in mano tutta questa materia normativa e regolamentativa che giaceva lì, a volte inattuata, a volte proprio non fatta, a volte non realizzata, e ci fa altrettanto piacere, naturalmente anche noi, ci inorgoglisce anche un pochino. Anche perché volevo far presente che la caserma dei carabinieri, cioè dei vigili del fuoco qui davanti, esiste già da una ventina d'anni abbondante almeno, quindi è strano che adesso ci sia tutta questa attenzione su quello che non è stato fatto o sul mettere degli appunti su quelle che sono degli accordi che potrebbero essere fatti. Direi che iniziare con mettere nero su bianco dei regolamenti che possano poi essere propedeutici a tutta una serie di valutazioni ulteriori, soprattutto per predisporre poi quelli che sono dal punto di vista pratico tutta una serie di azioni che dovranno poi essere svolte, è appunto un inizio e meno male che c'è questo inizio, quindi su questo mi piacerebbe che ci fosse anche una presa d'atto appunto non solo nella lettura dei particolari che ben ci mancherebbe, segno di attenzione e di apprezzamento al lavoro che è stato fatto. A proposito del lavoro che è stato fatto, vorrei approfittare anche per mettere in risalto che non solo l'amministrazione con l'impulso a mettere a mano queste materie, ma c'è anche tutto un lavoro naturalmente degli uffici che in un momento in cui sono molto molto operati e probabilmente in alcuni settori sono un po' sotto organico, si sono prestati e stanno rispondendo con diciamo con molta generosità a quello che è tutta una mole di lavoro che sta arrivando sui loro tavoli, sui loro uffici. Ecco, l'intento è proprio sempre quello di riuscire, questo è tutto sommato un consiglio comunale un po' anomalo, un po' strano, perché ci sono diverse approvazioni di altrettanti regolamenti, anche quello
7 sull'impianto dei chioschi, sono tutti regolamenti che ci aiuteranno probabilmente a migliorare un po' quella che sarà l'attività all'interno del nostro territorio e soprattutto avere dei riferimenti normativi un pochino più precisi, perché laddove non esistono i regolamenti molto spesso ci sono due possibilità, che o le cose non vengono fatte bene oppure non vengono fatte per nulla, quindi direi che è un punto di partenza molto importante e rivendichiamo, oltre al fatto di averci messo mano, una piccola altra cosa, una piccola altra valenza che mi piacerebbe mettere in risalto e che il tanto vituperato volontariato direi che inteso nel senso più nobile e anche più professionale dei termini, l'assessore prima ha accennato al 118, sì, 118 è volontariato, però ci sono delle figure professionali molto molto preparate al loro interno, così come in tutti i settori in cui questa sera ci siamo addentrati, naturalmente ci sarà l'esigenza di avere un supporto del volontariato che abbia naturalmente delle preparazioni tecniche e professionali che ci diano garanzia appunto negli interventi nei vari ambiti. Grazie. Cerrato. Allora, dico subito al consigliere Muratero che naturalmente il merito di predisporre dei regolamenti è assolutamente riconosciuto, ma non è che predisporre un regolamento, cioè se fa un regolamento incompleto o inefficace, no, il regolamento si fa e deve essere fatto bene. Mi viene sempre in mente il bilancio partecipativo, tanto per tornare su un argomento a me molto caro. Cioè, i regolamenti si fanno e si fanno bene. Poi non era una critica al regolamento, perché qui mi sembra che spesso non ci capiamo, non è una critica al regolamento, era una domanda sul perché non fosse stata inserita questo organismo che esiste sul nostro territorio, che è molto importante, e mi è stato risposto. Io ho chiesto semplicemente di approfondire il livello di partecipazione e anche non soltanto questo, ma di chiarirsi anche bene il tipo di ruolo, perché può essere un'opportunità molto importante per il nostro territorio. Mi sembra di avere chiesto chissà che. Tutto ciò posto, visto che questa è una dichiarazione di voto, voteremo a favore nella speranza appunto che tutto possa procedere nel migliore dei modi, che tutte le professionalità possano essere valorizzate in situazioni che possono rivelarsi di una fondamentale importanza sul nostro territorio. Rispetto al discorso sul volontariato, faccio presente che questo volontariato altamente specializzato, che a spese sue si fa una formazione non indifferente, costosa e onerosa anche dal punto di vista della fisico e della presenza, così come è stato citato il 118, onore al merito dei volontari che sono sempre seguiti da e affiancati da personale specializzato, grazie a Dio, perché insomma non vorremmo dell'improvvisazione a bordo di un servizio avanzato, grazie. Ora passiamo direttamente alla votazione. Astenuti? Nessuno? Favorevoli? Tutto il consiglio? 14? Contrari? Nessuno? Presenti? 14? Votanti? 14? Con 14 voti favorevoli il consiglio approva all'unanimità. Votiamo ora per l'immediata eseguibilità. Astenuti? Nessuno? Favorevoli? Tutto il consiglio? 14 contrari? Nessuno? Con 14 voti favorevoli all'unanimità il consiglio approva. Allora passiamo al punto numero 7, approvazione regolamento per l'impianto dei chioschi. Lascio la parola al sindaco. Dunque, per la serata dei regolamenti, ma il problema è che abbiamo dato nel PEG 2013 tutta una serie appunto di obiettivi importanti, soprattutto appunto su regolamenti e alcuni aspetti che avevano bisogno di essere riammodernati, modificati o comunque elaborati dal principio.
prodotto tutti questi regolamenti la scadenza prevista per il 31 dicembre, dicembre 2013, e per cui siamo arrivati con la possibilità nel 2014 di avere questi nuovi regolamenti, e questo riguarda proprio gli impianti dei chioschi. Anche qui non ci risulta che ci siano state mai proposte collegate a un regolamento sui chioschi. C'è una delibera collegata al regolamento edilizio, però non specifica appunto normativamente le occupazioni dei suoli e per l'attività pertinente ai pubblici esercizi e attività commerciali. Per cui abbiamo deciso di farlo, perché effettivamente ci sono parecchi luoghi che hanno necessità di avere una struttura di ristoro, di vendita, insomma, che possa fare anche un punto di riferimento, stiamo parlando soprattutto dei giardini, dei parchi, che possa anche avere anche un ruolo, diciamo, di custodia, di osservazione, di segnalazione, che possa anche migliorare la vivibilità proprio del luogo, e oltre a questo la possibilità di creare occupazione. Per cui noi abbiamo coinvolto i servizi di polizia municipale, il settore commercio, l'ufficio commercio, l'ufficio tecnico, il patrimonio, e questi quattro uffici e i loro dirigenti, tre dirigenti di riferimento, hanno fatto un lavoro abbastanza certosino per cercare appunto di elaborare un regolamento che possa dare la possibilità di attivare attraverso un bando pubblico attivare appunto chioschi in alcune zone del nostro territorio. In particolare qui parliamo del Parco del Castello, l'area sportiva attrezzata di Via Trento, Parco Berlinguer dei Francesi, Via Todi che Carignano a Gerbole, vicino a quello che già esiste l'edicola, e poi anche la possibilità poi di inserirlo all'interno della struttura di GP che sarà realizzata in primavera. Oltre a questo abbiamo anche segnalato già chioschi esistenti che attraverso questa normativa potranno poi adeguarsi a tutta una serie di normative anche nazionali per un discorso di sicurezza, di igiene e sanità. Queste quattro. Per cui questo regolamento, con tutti i regolamenti, definisce bene un po' i criteri, le modalità, i requisiti, le condizioni, i tempi, le tipologie di queste strutture, in modo che sia appunto il più possibile trasparente e chiaro la modalità per accedere e partecipare a, queste, a questi bandi di assegnazione. Qui c'è il... Allora, intanto c'è ambito di applicazione. Già qui c'è da fare un'integrazione, un emendamento, perché ogni tanto scappa naturalmente la tastiera. Allora, intanto sono attività a carattere commerciale, e qui parla di somministrazione, articolo 2, no? Sto parlando dell'articolo 2, ambito di applicazione. Si parla di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali alimentari, distributori automatici di acqua e rivendita di quotidiani e periodici. Qui manca vendita di fiori, che viene poi ripreso sul articoli successivi. Allora, per evitare di avere qui una... Io leggo, cerco di leggere, però alcune cose mi sfuggono, non ho fatto bene prima di dire, però per evitare che ci siano delle contraddizioni nel testo, per un'interpretazione diversa, poi io proporrò di inserire già dall'articolo 2, in cui si parla delle, dove si vengono applicati questo tipo di strutture, di inserire anche la vendita di fiori, questo classico. Poi appunto sono localizzati, l'ho già detto, nelle varie zone, e ci sono anche qui una serie di requisiti dove poterli collocare, perché non ci sia appunto quel problema di un inserimento non consono che potrebbe creare problemi. Per cui ci sono 5 luoghi dove esclusivamente possono essere appunto collocati questi tipi di strutture. Anche il cambio sarà poi
poi definito successivamente l'assegnazione dell'area e l'espletamento della base di bando, per cui in base anche al tipo di tipologia, tipo di attività commerciale si definirà poi in base chiaramente a valutazione di mercato il canone annuale. Poi c'è tutta la modalità di ITER, cioè ITER di luoghi di spazi pubblici, di aree pubbliche in cui ci sarà un bando e aree private in cui a questo punto non ci sarà un bando, ma chi è proprietario dell'area potrà chiedere l'autorizzazione a costruire. Prima con una richiesta di qualsiasi titolo pubblico, secondariamente con la presentazione di tutti i requisiti per l'attività commerciale. Per cui deve essere tutto a posto. Per cui appunto sulle aree pubbliche ci sarà questo bando, per cui l'assegnazione sarà disciplinata e per cui l'indicazione delle aree sono queste qui previste dal regolamento. Poi c'è anche un possibile aggiornamento periodico da parte della giunta comunale che individuerà altre aree che potrebbero essere interessanti per l'apertura di altri chiosi. Poi c'è una serie di requisiti. Il bando deve contenere una serie di indicazioni. Come vedete c'è anche gli elementi di valutazione per l'attribuzione del punteggio. Poi il punteggio qui chiaramente sarà definito per ogni bando, però con questo tipo di elementi di valutazione che sono tipologia del servizio in funzione delle singole aree, l'anzianità dell'esercizio dell'attività già fatta per cui desumibile l'iscrizione in funzione delle tipologie, la residenza sul territorio comunale dell'istante, cioè di chi fa l'istanza, e poi ci sono altre, poi la modalità di presentazione della domanda, la modalità di dichiarazione per l'attestato di possesso, l'indicazione che la mancata osservazione delle disposizioni regolamentari e poi parità di punteggio viene tenuto in conto la presentazione, l'ordine cronologico di presentazione e altre eventuali valutazioni che potrebbero poi essere state inserite ad hoc su. Tra l'altro anche qui c'è un errore nella numerazione, perché i numeri 5, 6, 7, 8, sto parlando dell'articolo 7, articolo 7 diviso per commi. Al comma 4 il bando deve contenere, e lì ci sono dei sottocommi, per cui c'è A, B, C. A un certo punto si sbaglia la numerazione e si scrive 5, 6, 7, 8 su sottocommi. Questi non sono commi, sono sottocommi, perché fa riferimento a cosa deve contenere il bando. Scusate, sono un po' le mie. Sì, vuol dire D, E, non devi continuare, D, E, F, G, capito? Allora c'è scritto 4, A, B, C, D, ecco, il 5 è D, 6 E, 7 F, 8 G, ok? Sono sottocombi che fanno riferimento a cosa deve contenere il bando, il campo deve contenere, le modalità, deve contenere la dichiarazione della trattazione, la mancanza, eccetera, eccetera. Mentre il punto 9 diventa il punto 5, il comma 5. Ulteriori elementi, eccetera, eccetera. Per cui poi c'è il criterio di collocazione, si diceva che qui specifica meglio le aree a questo punto dove è preclusa l'allestimento del chiosco, qui queste aree non si possono fare. Poi il rinnovo delle concessioni, qui si parla appunto di rinnovo di 10, non superiore a 10 anni e non più di 3 volte. Dopo la prima volta c'è ancora 2 volte, lui fino a 30 anni massimo di assegnazione di concessione. Poi qui c'è norme generali, anche qui al comma 1 mancano i distributori automatici di acqua, che invece c'era l'articolo 2, qui si sono dimenticati i semifiori, ma non ci sono i distributori automatici, per cui bisogna inserirli. Questo è l'articolo 10, comma 1. Secondo me è così, perché è proprio una dimenticanza. Possiamo votare un emendamento? Secondo me appunto sono cose assolutamente banali e di errori materiali, non sono scelte politiche. Non votiamo l'articolo 1 ogni
No, fior ci sono, ma non ci sono i distributori automatici d'acqua. Cioè, ho dimenticato un altro pezzo che prima c'era, adesso non c'è più. Sì, se il consiglio è d'accordo, sono piccoli materiali, errori materiali, non lo so se vogliamo fare tutto l'altro. Scusate. No, l'ha mandato il metropolitano. Sì, è soltanto per coerenza, solo per coerenza di... Poi si parla di norme transitorie, qui si parla di cose che ci sono, che devono poi anche loro nel tempo essere adeguate a questo regolamento, siamo nei tempi abbastanza lunghi, anche 5 anni per, qui si parla di quelli in corso di validità o in attesa di rinnovo, qualora non venga richiesto durante il primo periodo di rinnovo, gli potranno usufruire di ulteriore rinnovo per al massimo 5 anni, per cui pian piano avranno la possibilità di questo, tra l'altro anche per mettersi a norma con le norme igieniche. E poi c'è il discorso delle revoche di vieti, qui che cosa fanno, dichiarazioni non veritiere, commercio di cose che non erano previste nella licenza, eccetera, eccetera. L'accatastamento di materiale nelle prossimità dei chiosi o all'interno dell'area destinata di non fuori orario, questa novità qui. Poi c'è la scelta di tipologie e dimensioni, ecco qui abbiamo definito un'area massima di 50 metri quadri, per cui insomma abbastanza capiente, perché poi dobbiamo vedere anche i servizi. Poi c'è anche la possibilità di ampliare, di raddoppiare la superficie mettendo dei dehors, per cui sono dehors chiaramente non fissi, per cui c'è aperto, diventa cielo aperto, che possono in stagione favorevole ampliare anche lo spazio. Poi c'è la qualità del manufatto, per cui si parla intanto di manufatti in metallo e non altri materiali, con anche metalliche, con piante quadrate, rettangolari o ottagonali, questi tre tipi di tipologie, e poi ci sono tre colori che si possono adottare, verde, bordeaux o marrone, e qui c'è tutta una serie di elementi costruttivi abbastanza dettagliati. Ecco, noi non abbiamo dato una tipologia di chiosco già esistente, ad esempio Torino ha fatto così, ha detto il chiosco è della ditta tal dei tali, ha fatto così. Non ci sembrava corretto, perché insomma, poi anche lì ci sono più ditte che fanno questo tipo di strutture, non è giusto neanche favorire solo una. Per cui poi sarà chi dovrà costruire il chiosco, si deve attenere a questi elementi costruttivi, il materiale e la coloritura, in modo che siano coerenti con le indicazioni delle colori. Poi vabbè, tutta l'accessibilità contro le barriere architettoniche, chiaramente, arredo urbano, eccetera, eccetera. E poi devono portare chiaramente i lavoratori grafici, non ostacolare l'accesso a caditori e camere di ispezione. E poi chiaramente l'utilizzazione non include la autorizzazione per quanto riguarda il licenziamento fognario, perché una volta che c'è l'autorizzazione loro possono fare tutto il lavoro senza fare ulteriori richieste per l'adozione dei servizi. Questo è quanto. Noi speriamo appunto di poter già all'inizio di quest'anno avviare i bandi, anche se sono tutti proprio una parte di questi bandi, perché si sa che i chioschi funzionano soprattutto nella stagione estiva, per cui se riusciamo già quest'anno a poter dare questa opportunità, tanto meglio, compatibilmente chiaramente con gli impegni. Non so se l'assessore sì, esatto, l'assessore all'urbanistica, perché anche ha seguito lui tutto il discorso della tipologia, eccetera, se vuole integrare. Solo una parola rapidissima, come diceva il sindaco, dato che si è lasciata questa libertà di progetto, chi presenterà eventuali domande per installare chioschi, ovviamente questo tipo di progetto passerà dalla commissione edilizia, quindi sarà la commissione edilizia che valuterà nel merito della qualità e di tutte le norme che sono qui tenute presenti rispetto alle distanze dal filo di strada, agli altri edifici e soprattutto alle questioni di inserimento paesaggistico nelle zone verdi piuttosto che nelle zone architettoniche di pregio, eccetera. Solo questa la precisazione. E poi se vogliamo, visto che oggi parliamo di regolamenti,
io ho apprezzato molto l'intervento del consigliere Muratero. Noi fra l'altro abbiamo sempre un po' in questo tema anche il problema del regolamento del colore, il piano del colore che giace nei cassetti comunali da anni e che non è mai stato tirato fuori, che è un'altra delle cose che forse dovremmo fare, e anche aggiornare il regolamento edilizio. Lo do come informazione a margine di questo dibattito, ma effettivamente rientra un po' nel dibattito sui regolamenti. Grazie. Allora, prima di procedere alla discussione, il sindaco ha precedentemente segnalato alcuni errori che però non vanno a mutare il senso del regolamento. Se tutti i consiglieri sono d'accordo, il Consiglio Comunale dà mandato agli uffici competenti di provvedere alla correzione di questi errori, quindi senza passare agli emendamenti. Se c'è qualcuno contrario, nessuno contrario, quindi tutti favorevoli, diamo mandato agli uffici delle correzioni prima citate dal sindaco. Allora, apriamo pure la discussione, chi si prenota? Ruscasso. Solo per dire qualcosa che è giusto, secondo me, che i chioschi venissero regolamentati in un paese come l'altro, il fatto che il parco del castello oppure l'area di Francesca, dove forse senza un minimo di un chiosco, non era una cosa che fosse accettabile, che doveva essere comunque fatta. Il problema è che secondo me, con, se vogliamo, l'importanza data a questo punto ai chioschi, nel senso che devono passare sotto la funzione edilizia, devono avere una certa metratura, 50 metri quadrati minimo, massimo, ma devono comunque avere dei servizi almeno dietro, e quindi un lavandino per potersi lavare le mani, ce ne sono molti che non potranno essere comunque, secondo me, non potranno sostenere, proprio per ragioni di locazione e dislocazione attuale, queste norme. Ne faccio l'esempio di due, tanto per capirci. L'edicola di Gerbole, che è situata sul marciapiede, che è il marciapiede di fronte al muro delle scuole, è quella, non ha la possibilità né di allargarsi né di collegarsi alle fognature o all'acqua bianca per poter fare dei servizi, se non allacciandosi a quelli della scuola con dei costi notevoli. Ma oltretutto, se deve ampliare il suo giro, è impossibile, lì non ha spazio. Quindi mi viene spontanea una cosa, quella, se non vado errato in commissione, se ho capito bene, a tempo 15 anni dalla data di, sì, quella finirà, quella morirà lì come edicola, ma se ho capito bene, l'ex circolo di Gerboli, quella che avevamo messo all'asta, che è dimostrato come chiosco, che è dato come chiosco, potrebbe sostituirla teoricamente, come, anche perché quello è destinato solo come chiosco, non è più, non ha più un'altra vocazione commerciale, e questa è una domanda di parte. Un altro che mi giunge difficile come locazione è l'edicola, sempre quella del Villaggio Sangone, anche quella del Villaggio Sangone, che ha il giardino pubblico alle spalle e su di un marciapiede di fronte alla fermata del bus, anche questa ha delle notevolissime difficoltà ad allacciarsi e ad avere dei servizi pubblici, dei servizi privati, e ad avere un minimo di fontanello, un minimo di acqua, cose di questo genere. Per cui è anche quella di Barca, tutto sommato, ha le stesse condizioni. Per cui penso che i chioschi a cui facciamo riferimento, i chioschi attuali, che sono in larga parte edicole, saranno comunque destinate o a riallocarsi in altro posto, e qui mi piacerebbe sapere qual è il ruolo del comune, se il comune ha una specifica possibilità di aiutare, oppure sono destinati a sparire e ne sorgeranno degli altri. Ancora una cosa, posso dire che mi sembra un po' poco in relazione alle spese
che teoricamente bisogna sostenere la possibilità di avere solo massimo 30 anni di possibilità. E beh, le spese che devono sostenere in molti casi sono notevoli, voglio dire, non è che se devi fare dei collegamenti, qui dovrà comunque passare alla commissione edilizia, ma per passare alla commissione edilizia dovrà essere, presumo, in regola. Ma se, come ho citato prima, questi devono farsi comunque tutti, perché la legge prevede questo, il regolamento europeo, se non vado errato, no? Che tu devi avere nel retto, devi avere arrivato a questo, ed è giusto, perché l'edicola di Gerfole, l'edicolante che non ha servizi deve abbandonare l'edicola per andare alla bocciofila a prendersi un caffè o ad avere il bagno normalmente, no? E quindi tutto sommato è giusto, però voglio dire, sono dei costi che non sono così esigui, per cui la possibilità dei 30 anni mi sembra un po', anche perché è vero che le edicole ora hanno la possibilità di vendere un po' di tutto.